Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni lunedì alle 14 siamo su PES 2016 e da oggi iniziamo la Coppa d'Africa. Ragazzi, andiamo subito all'estrazione. Per quest'oggi ho voluto portarvi un metodo nuovo, anche più veloce. Ho già selezionato delle squadre e vi faccio vedere. Questa è la ruota che in genere si usa a rischio e gusto. Io ho fatto anche delle challenge sul canale e ho usato appunto questa ruota qui. Quindi ho fatto così, ho abbinato alcune squadre, le più forti, le più interessanti della Coppa d'Africa, a un colore che è scritto qui sopra. E ve le vado a leggere perché me le sono scritte. Allora, il Camerun l'ho abbinato al colore nero, che sarebbe puzzetta selvaggia. Costa d'Avorio è abbinata al colore blu di sapone grasso, l'Egitto al colore rosa di cimice fetente, il Marocco al colore verde di pesce marcio e la Nigeria abbinata al colore arancione del pannolone del nonno. E ragazzi, ora girerò la ruota e appena uscirà uno di questi colori, quella sarà la squadra che andremo ad utilizzare. Allora, iniziamo a fare il giro di ruota vedendo se subito esce una di queste squadre. Cerco di farvi vedere il colore uscito. No, è a metà, ragazzi. È a metà tra arancione e rosa. Dobbiamo rifare. Il colore uscito. Rosso che non c'è. Ragazzi, dobbiamo rifare. Blu, ragazzi, è uscito il colore blu. Vedete? Colore blu. Quindi, ragazzi, Costa d'Avorio sarà la squadra. Sì, Costa d'Avorio. Blu o sapone grasso è uscito. E allora prendiamo la Costa d'Avorio. Ok ragazzi, ora andiamo al sorteggio casuale della squadra. Vediamo un po' che tabellone esce. Spingo con voi il quadrato. Eccoci qui. Ok ragazzi, siamo contro la Guinea. Quindi c'è il Sudafrica che per questo turno, come la Nigeria, sono già andati ai quarti. Poi c'è Tunisia, Burkina Faso, Mali, Marocco, Guinea, Costa d'Avorio. Dall'altra parte Senegal, Algeria, Ghana, Egitto e Camerun, Zambia. Ok ragazzi, andiamo nelle formazioni. Ragazzi, me l'ho dimenticato, prima delle formazioni vi faccio vedere l'overall. Abbiamo 82 d'attacco contro il 69 della Guinea, il 78 centrocampo contro il 70 della Guinea e il 72 della difesa contro il 63 della Guinea. Ovviamente siamo favoriti. Ora andiamo alle formazioni. Eccoci qui ragazzi, giunti alle formazioni. Noi siamo schierati con un 4-2-2-2. Io lascio tutto così come sta. Abbiamo Gervinho e Bonin avanti, poi Tiene e Gradella a centrocampo, Yaya Touré e Die come centrocampisti, Canon, Diarra, Bertrand, non si legge, e Auré in difesa e Barry in porta. Ragazzi, la formazione della Guinea io non la conosco, provo a leggerla. Sankan, Dollone, Robin, Wiltord, Gowi, Barraine, Carman, Lincoln, Negrao, Manzon e Max, ma non li conosco. Ragazzi, ora andiamo nel match. Eccoci qui ragazzi, Guinea Costa d'Avorio che sta per avere inizio. Abbiamo subito Gervinho dentro per Rupert Boni. Boni salta il primo avversario, Boni fermato. Può provare il tiro Boni, ma è stato fermato. Ah, bravissimo Yaya. E pure dentro Boni. Gervinho ancora. Salta di netto Gervinho, il tiro respinto, palla che rimane lì buttata via. Boni in avanti, attenzione. Di Gervinho per Boni, il tiro fuori. Attenzione qua, Gervinho ancora dentro verso Boni. Wilfred, tiro di Wilfred, c'è il gol 1-0 ragazzi. Che gol di Wilfred. Wilfred Boni ragazzi, che gol. È un tiro, è una sassata ragazzi, veramente una sassata. Guardate qui, finta di corpo. Guardate che tiro ragazzi, perfetto, 1-0 per noi. Un pallone interessante. Ancora la Guinea che prova, il pallone che rimane lì ragazzi, Guinea pericolosissima all'improvviso dopo un nostro errore. Ancora la Guinea, prova il tiro, ancora parata ragazzi, la Guinea improvvisamente si è svegliata. Ancora la Guinea, il tiro, ancora il miracolo, il pallone che rimane lì. Il tiro e il pareggio. Ragazzi, sono diventati infermabili dopo che abbiamo segnato. Non riusciamo più a fare niente. Non lo so ragazzi perché sono trasformati praticamente. Sembra vedere di giocare contro il Camerun, contro la Nigeria, non più contro la Guinea. Dopo il gol, trasformazione totale di questa squadra. Guardate qui, finte, dribbling, uno pari, dobbiamo cercare di riportarci in vantaggio. Ragazzi, finisce un primo tempo, sono molto molto deluso perché dopo il vantaggio la Guinea è stata a giocare benissimo. Sembra una squadra trasformata improvvisamente.
Uno pari cercherà nel secondo tempo di riportarmi in vantaggio. Qui ci sono le statistiche: 3 tiri noi e 5 la Guinea. Gervinho, fermato. Palla che rimane lì, non si capisce più nulla. Pure dentro, Boni. Gervinho ancora. Gervinho salta l'avversario, il tiro, c'è il gol 2-1. Torniamo in avanti con Gervinho. Giusto così. La Guinea sta continuando, ragazzi, a fare pressing e a giocare molto molto bene. Però ho alzato un po' il baricentro e Gervinho qua, grande numero. Ed ecco qui il 2-1 per noi. Attenzione, ora c'è la punizione per la Guinea. Parte il tiro, c'è il pareggio, ragazzi. Ve l'ho detto io, una squadra trasformata. Cioè, guardate che punizione. Perfetta, due pari di nuovo. Dobbiamo cercare di riportarci in vantaggio. Suona la Guinea, il tiro, la parata. Ancora la Guinea lì, va parata ancora. Doppio miracolo, ragazzi. Guinea pericolosissima. Attenzione, colpo di testa, ancora miracolo del portiere, la Guinea. Attenzione, la Guinea, il tiro fuori. Gervinho, fermato. La Gervinho dentro, attenzione. Proviamo subito il cross dentro, non c'è nessuno. Boni in ritardo, stanco Boni. La mette dentro, il colpo di testa provato, nulla da fare. Poi c'è la palla fuori, tiro respinto. Ma dai, rimpalli addosso, dai. Pallone fuori, ragazzi, ma tutti di rimpallo. Calù ancora, Calù sempre, Calù. Prova il tiro, fuori di pochissimo. E su questo tiro si conclude i tempi regolamentari. Ragazzi, incredibilmente con la Guinea siamo ai tempi supplementari. Il pallone dentro verso Doumbia. Doumbia, Doumbia, il tiro, c'è il gol. Doumbia è entrato al posto di Wilfred Boni, che era stanchissimo. Doumbia ci porta in vantaggio, 3-2 per noi. Guardate qui il recupero ottimo del pallone a centrocampo. Guardate, Doumbia era totalmente solo. Qua era totalmente solo, non poteva veramente sbagliare. 3-2 per noi. A tirare, vediamo. Tiro, traversa. Traversa, incredibile. Guardate qui, perfetto il calcio di punizione, traversa. E qua erroraccio, allora Doumbia. Doumbia. Doumbia è solo, il tiro, il gol, 4-2. Erroraccio, l'avevo capito che il pallone sarebbe stato passato lì vicino, e ho fatto 4-2. Guardate qua, ragazzi, errore del computer e di Doumbia. Cioè, ragazzi, qua potevano anche provare, guardate qua, in tanti scivolati si doveva provare il computer, ma tanto è stato superficiale. 4-2 comunque per noi. E finisce il primo tempo supplementare. Siamo in vantaggio di 2 gol, che è molto importante. Andiamo nel secondo tempo. Attenzione qui, la Guinea prova ad avanzare. Ancora la Guinea, pallone dentro, esce il portiere. Attenzione qua, ancora la palla per la... Attenzione la Guinea che prova, pallone dentro, esce il portiere. Palla dentro verso Gervinho. Gervinho allora se ne va. Gervinho che avanza. Ancora Gervinho, fermato, ma poi riprende palla e tiro, il gol. 5-2. 5-2, Gervinho, eccolo qui. Ormai, ragazzi, partita chiusa. Guardate qui, Gervinho che sono da solo. Qua rientro con una pinta, vedete. Sbaglio, però la palla tutto gli rimane a Gervinho. C'è il gol del 5-2. Sono alla Guinea ora. Prova il tiro, fuori di pochissimo. Pallone in avanti e finisce la partita. Passiamo il turno, ragazzi, contro una Guinea dalle mille sorprese. L'ho sottovalutata, invece ci ha messo in difficoltà e per poco non ci ha addirittura eliminato con la pista da volo. 12 tiri a 11, la Guinea ha tirato addirittura di noi. Abbiamo vinto 5-2. Questo, ragazzi, è il tabellone. Allora, la Tunisia ha battuto 2-1 il Burkina Faso, affronterà il Sudafrica nei quarti di finale. Il Mali ha battuto a sorpresa il Marocco, che è una delle favorite, e quindi sarà Costa d'Avorio Mali il quarto di finale. Dall'altra parte la Nigeria era già qualificata e il Senegal ha distrutto l'Algeria, quindi sarà Nigeria-Senegal. E poi ci sarà Egitto, che ha distrutto il Ghana 3-0, contro Camerun, che ha battuto solo per 1-0 lo Zambia. Ok, ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un like, mi raccomando, commentate, mi fa piacere tantissimo leggere i vostri commenti, ditemi se vi è piaciuta la partita, se vi è piaciuto il fatto che mi è uscita la Costa d'Avorio,
se avete dei consigli da darmi sulla formazione del, diciamo, da far partire, quindi quella titolare. Se avete fatto, iscrivetevi al canale, consigliatelo anche ai vostri amici. Qui sotto, come sempre, ragazzi, trovate tutti i miei social network, quindi passate anche dalle mie pagine se non vi siete ancora iscritti. Qui da Angelone 83 è tutto, ci vediamo lunedì prossimo alle 14 con un nuovo episodio di PES 2016. Ciao gamers!